Perché questi fiori? Per i miei genitori, che è un giorno particolare, vanno ricordati non solo domani, andrebbero ricordati tutto l'anno. È un gesto che viene dal cuore e così deve essere, al di fuori di qualsiasi altro pensiero che ci può essere. E vanno amati da vivi e anche dall'aldilà. Inizio novembre col pensiero che corre verso tutte quelle persone che abbiamo amato e che ci hanno lasciato. Commemorazione dei cari defunti in una morte che fa meno paura, in un sentimento tra vita e mistero. Riconoscere che quel legame continua a vivere anche dopo la morte, ancora oggi è presente, con cimiteri che rifioriscono, visite commosse e preghiere che sono un rito importante, non solo per i morti ma anche per i vivi. Ogni santo il primo, il 2 novembre, invece nel ricordo del caro estinto, in una celebrazione che risale al Medioevo, quando un abate francese di Cluny fece suonare le campane funebri subito dopo i vestri del primo, offrendo l'Eucaristia per tutti i morti. Fiore simbolo il crisantemo, che fiorisce proprio di questi tempi, l'unico fiore fotosensibile che ha bisogno dell'oscurità per sbocciare. Comunque momento gradito, in cari ricordi, giorno particolare. La visita è ai nonni? Sì, i nonni in particolare, e mi fa anche emozionare. Chi ce li ha, tenetevi sempre a cura, perché sono un patrimonio nostro e dobbiamo sempre tenerli a fianco. La mia è scomparsa 3 anni fa e mi manca tanto. A chi fai visita? A mia madre e mio padre. È un giorno particolare? Sì, è molto particolare. Bisogna amare i genitori, bisogna amare tutti in questo periodo e pensare ai defunti.